La legge regionale sugli stabilimenti balneari approvata dal Consiglio regionale. Questo è il tema d'apertura della nostra conversazione con Giuseppe Maisto, consigliere regionale aderente al gruppo Caldoro presidente. Una legge approvata da una maggioranza trasversale che ha evidenziato anche una certa spaccatura tra Caldoriani e Nitto Palmiani, definiamoli così. No assolutamente no, è una dialettica eh, molto semplice che ha delle origini vecchie diciamo così, eh, la legge sugli stabilimenti è una, è una legge approvata a larga maggioranza che è soprattutto in funzione di quello che può essere lo sviluppo degli stabilimenti balneari anche nei periodi non proprio estivi. Credo però che bisogna fare ancora qualcos'altro. Perché bisogna dare una mano anche a chi oggi gestisce gli stabilimenti balneari affinché quella che è una risorsa possa essere portata avanti con molta più attenzione e con molta più decisione. Quindi, credo che ci sia ancora da fare per dare una mano a chi ritiene di investire in quello che è il mondo del turismo e quindi nel lavoro e la ricerca di lavoro. Una legge che in sostanza sembra indicare mare per l'estate e sole per l'inverno, ma pare che non tutti gli operatori della balneazione siano soddisfatti, è soltanto una voce. Guardi, io non so se la legge approvata l'altro giorno è accolta con, con entusiasmo dagli, dagli stabilimenti o dai gestori degli stabilimenti balneari. Perché? Perché bisogna sempre mettere sul campo quello che poi sono le norme. Immaginare di utilizzare quello che sono le nostre peculiarità, quello che è la forza del nostro territorio va fatto. Quindi la politica assolutamente deve dare delle, eh, una mano. E deve darsi una mossa io credo che oggi la politica debba riscoprire quello che è il proprio ruolo quello di programmare di dare prospettive di immaginare crescita e di ricominciare a mettersi in gioco questo credo che faccia parte del nostro ruolo eh, e deve essere portato sempre più avanti io ho depositato in questi ultimi tempi diverse leggi e la cosa che mi amareggia di più è che viene eh, evidenziata solo una delle, eh, di queste leggi. A discutere quella sul crocefisso. Appunto, per polemizzare, perché io sono un credente e ritengo che ogni struttura regionale debba avere un simbolo della nostra identità, perché io credo che in una società che sta perdendo sempre di più uh, quelle che sono delle dei valori che stia perdendo sempre di più quelli che sono delle, dei punti cardini, debba noi rimettere in moto quello che è il sistema eh, Italia, e perché nel momento in cui è attaccata la politica, è attaccata la magistratura, è attaccata che il, le, le strutture di culto, che il momento in cui vengono attaccati i giornalisti, vengono, cioè qui sembra che tutto sia marcio bisogna assolutamente ripartire da qualcosa ecco il perché io immaginavo di poter dare un segnale un segnale di partire dalle nostre entità ecco non era certamente un pregiudizio assolutamente che voleva creare delle polemiche però è giusto che ci siano le critiche e ci siano le polemiche però aggiungerei anche che io ho presentato anche altre proposte di legge ho presentato insieme al gruppo Caldoro come primo firmatario una legge Campania Esport, Esport. Nella quale andiamo a dare una mano agli imprenditori andiamo a dare una mano ai giovani che ritengono di potersi interessare di commercio, interagendo tra imprenditori e nuove figure professionali, creando dei mediatori del commercio, persone che possono portare al di là della campagna, al di là dell'Italia, dell quello che erano i nostri prodotti. È una legge, credo, particolarmente interessante che sarà discussa in commissione. Perché poi non aggiungere anche quella sui locali storici nella quale ho previsto di dare una mano a quelli che sono i locali storici della Campania di fare in modo che chi ha una storicità, chi ha una, una tradizione campana possa ancora andare avanti c'è la questione dei canoni mensili, degli affitti c'è il principio nel quale io in questa proposta di legge prevedo che i commercianti possano utilizzare un luogo specifico come locale storico e avere dei contributi dalla regione Campania per poter superare questo momento di crisi eh, io sto cercando di, di proporre leggi che vanno eh, verso quello che è il, il sistema oggi Italia in forte crisi. Se poi però giornalisticamente ci si sofferma solo su una, una di queste leggi, ahimè, poi rimane l'amarezza di dire: è ancora il caso di impegnarsi in questo momento? Io credo che ci sia ancora. Eh, lo spazio e la volontà di crederci ci credo ancora e voglio andare avanti in questo, in questo percorso anche attivandomi facendo confronti spero che di qui a poco potremo fare anche un confronto con gli imprenditori con chi si interessa di economia magari anche chiedendo al presidente Caldoro di dare una disponibilità per confrontarci su dei temi perché io credo che oggi il vero punto sia iniziare a eh, riaffrontare i problemi parlare dire le cose come stanno ed essere trasparenti. Questo ecco. possa essere una, un qualcosa che può darci una mano ad uscire da questa profonda crisi. Torniamo ai rapporti tra politica e religione. Nell'area cosiddetta moderata questi rapporti sono frequenti, alcune, alcune volte si cerca di operare distingue. Il caso di... Pier Ferdinando Casini, in occasione della presentazione dei connotati del Partito della Nazione che dovrebbe nascere, ha detto Partito laico di ispirazione cattolica. Sarebbe come dire Partito vegetariano di ispirazione carnivora. Non è una contraddizione? Guarda, mh, Casini credo che stia eh, anticipando quello che è il momento attuale, eh, mi spiego meglio. Avendo contezza della difficoltà dei partiti, eh, prova con uno slancio a, a ridare forza a quello che è il, il suo progetto. Non so cosa effettivamente eh, vuole mettere in campo, eh, perché? perché mi pareva fino a poco tempo fa che lui stesse lavorando a un progetto anche con, eh, con Rutelli e con, con Fini. Non si è capito ancora se Rutelli e Fini fanno ancora parte di questo, di questo progetto o meno, perché mi pare che Casini sia andato un po' eh, da solo verso questa esperienza eh, Il problema è che così come pure eh, è notizia di questi giorni dove Alfano ha annunciato anche lui di... Eh, di di fare un nuovo progetto politico, è perché? perché sta cambiando un po' tutto e loro che hanno dei ruoli così importanti si rendono conto che la politica deve essere affrontata in modo diverso. Credo che gran parte di, questo, di questi guasti vengano fuori dalla legge elettorale. Qualcuno a proposito di Alfano ha detto l'Ambra, versione maschile degli anni 80 del, di canale... E 5. In sostanza Angelino Alfano in questi ultimi mesi ha lavorato per costruirsi un'immagine ma le recenti sortite di Silvio Berlusconi lo hanno distrutto. E così o no? Che credibilità ha oggi Alfano nel confrontarsi con Casini e con Versailles? Ma io credo che oggi è la politica che non ha più credibilità, e le massime espressioni stanno un po' perdendo colpi a seguito di questo, ma è un problema che stiamo avendo un po' tutti, cioè chi fa politica oggi è additato come il male della società. Io credo invece che bisogna assolutamente riguardare in faccia chi è votato dagli elettori, ritornare a esprimere il voto per i politici perché è la legge elettorale io sottolineo la legge elettorale che ha creato questi guasti oggi, ahimè, purtroppo non siamo più rappresentati egregiamente lì a, al Senato e alla Camera, perché? Perché c'è un problema che, che sono nominati e non sono eletti, io credo che per ricominciare a dare credibilità alla politica si debba ricominciare di nuovo a far riguardare in faccia gli elettori e gli eletti, per poter avere contezza di quello che si muove, dei problemi che vengono fuori e di quello che si vuole fare. Bene. Buon lavoro a voi tutti, grazie per la cortese attenzione. Tacquino politico della Campania come sempre tornerà domani alla stessa ora.